Catturare un pesce in acquario a volte si può rivelare un vero e proprio incubo, però c'è una tecnica che vorrei farti vedere con la quale ho catturato due femmine incubate. È una tecnica che utilizzo spesso e la vedrai nelle immagini che verranno. Ciao, io sono Massimiliano, questa è Muda Town, loro sono i ragazzacci che vengono dal lago Malawi, sono dei cigni africani che hanno bisogno di un layout, di un arredo formato da rocce molto pesanti, a meno che non si usino quelli di resina, e toglierle ogni volta sarebbe veramente una spaccatura di schiena. Un po' di spostamenti ci vogliono, però con questo cilindro e questi due retini che ti farò vedere nelle immagini che seguiranno, sono riuscito a prendere le due femminucce in modo abbastanza agevole. A metà del video più o meno c'è anche una piccola chicca per quanto riguarda la sfumatura del fondo per togliere le deviazioni, e a fine video un altro piccolo segreto per poter preservare la schiena dal cambio d'acqua. Quindi noi ci vediamo a fine video e buona visione. Ciao ciao! Anzi, sai che cosa ti dico? Visto che la pesca è dura, ci attrezziamo! E approfittando del cambio d'acqua che faccio ogni 3 settimane più o meno, ho maggiore possibilità di azione. Quindi che cosa ho fatto? Ho sifonato e grazie ad il ricircolo che è spiegato nei vari video, c'è un video specifico per quanto riguarda appunto gli acquari senza piante, e l'accumulo dei rifiuti si viene a creare qui, in questo punto qui, in questa fenditura, e quindi con il sifone io vado direttamente là, li porto via e l'acquario rimane pulito, poi ovviamente una pulitina ovunque gliela diamo. Come vedi qui era tutto, c'era accumulato tutta la sporcizia, tutti i rifiuti dei nostri ragazzacci, e approfittando appunto della cattura di questa bella socolofina, e qua c'è un'altra Labido Promise che è in attesa, intanto sposto i sassi in avanti in modo tale che non li tolgo perché sono molto pesanti. Come puoi vedere, questa è molto pesante, quella è molto pesante, però ho lasciato lo spazio di dietro dove poter agire con i retini e portare poi le femminucce in questo angolo qua dove inserirò il cilindro. Abbiamo la nostra bella socolofina che è in dolce attesa, poi dopo abbiamo la bella Labido Promise in dolce attesa che alla fine di questo video andrò a sistemare nelle vasche appropriate. Alla principessa di Muda Town è toccata la parte della vasca con 120 cm di lunghezza, mentre la Labido Promise Ceruleus soltanto la vaschetta, in quanto la destra, il divisorio, era già occupata da una Labeotropheus cilumba aspettante. Ma ti avevo promesso la tecnica salva schiena, e come puoi vedere con questa pompetta puoi preservarti la schiena nel caricare la vasca. Come ti sembra? 3 minuti 3. Le rocce che hanno qui davanti le ho passate dietro e l'acquario è tornato come prima, più o meno, perché poi comunque non è che li rimetto sempre allo stesso modo identico, però c'è sempre quel tocco di novità che non guasta, e devo dire che a me piace sempre, sempre di più. Tantissime tecniche per poterlo fare, per metterlo in trappola. Se vuoi puoi andare a leggere la guida sulla cattura dei pesci che trovi in descrizione. Se ti è piaciuto il video, pigia fortissimo sulla campanella o iscriviti al canale e metti un commento. Se ti è piaciuto, non ti è piaciuto, magari mi puoi anche dire guarda, lascia stare, lascia perdere, e io magari prendo in considerazione più commenti, perché sto iniziando adesso e una tua valutazione per me sarebbe molto importante. Quindi ti ringrazio, ti auguro buona passione e sempre viva il mondo sommerso. Ciao ciao!